Le iniziazioni rappresentano l'entrata del nuovo addetto in un'associazione, di solito una società segreta. Esce così dalla vita quotidiana e, dopo una morte rituale, rinasce ad una nuova vita. Tribù, sette, religioni, ordini cavallereschi, dagli albori dell'umanità, hanno usato questo metodo, e delle SS in particolare, al riguardo, è stato l'aver spezzato un codice ritenuto sino allora universale. Il religioso non doveva essere paritario al politico e soprattutto al razziale. Questa è stata la loro grande eresia. Volendo affrontare in questa puntata il tema dell'iniziazione all'interno del nazionalsocialismo, non si può prescindere da due considerazioni. La prima è quella che concerne il termine di esoterico. Avendo parlato di nazismo esoterico, forse è il caso di definirlo meglio. Esoterico è qualcosa di nascosto. Il linguaggio esoterico, gli atteggiamenti, i riti esoterici sono i riti nascosti al mondo esterno e conosciuti semplicemente dai facenti parte dello stesso gruppo, organizzazione o setta. Esoterico è il linguaggio che invece è il linguaggio cosiddetto comune, che gli stessi membri di un'organizzazione, iniziatica appunto, possono avere nell'atteggiarsi rispetto al mondo che li circonda. Quindi una società iniziatica, iniziazione, e mi riferisco a una definizione di un trattato di storia delle religioni, indica essenzialmente l'uscita da uno status in funzione dell'entrata in uno status diverso, talora in modo radicale diverso dal precedente, da parte di un individuo. Quindi dallo sciamanesimo, dalle religioni più antiche, si perde nella storia dei tempi il concetto di iniziazione, iniziazione dei giovani, la pubertà, l'iniziazione di uno sciamano in una società tribale, come l'iniziazione in una società appunto segreta o l'iniziazione anche sacerdotale all'interno della religione cristiana, così all'interno del nazionalsocialismo e soprattutto nelle SS e specificatamente nelle SS Allgemeine e non nelle Waffen-SS combattenti, ma nelle altre, vedremo esistono differenti riti e gradi di iniziazione. Per quanto riguarda le SS, che sia una società segreta a certi livelli è indubbio. Le SS erano molteplici, ma l'Allgemeine, quindi poi nelle sue frazionamenti interni come la Annenerbe ed altre, possono essere considerate senza alcun dubbio, e mi riferisco anche a un recente discussione in merito con la figlia di Himmler, che è un po' il patrimonio vivente di certe conoscenze. Lei mi confermava, pur essendo molto scettica su certi aspetti un po' di fantasia che circondano questo argomento, il genio, chiamiamolo, di Himmler, che essenzialmente applica in chiave pagana, neogermanica, tutto il sistema religioso e l'apparato di propaganda e di proprio di patrimonio dottrinario che deriva anche dalla sua cultura gesuitica, infatti viene dalla Baviera e ha una tradizione di fedeltà alla nobiltà bavarese strettamente legata alla cultura appunto cattolica e gesuita. Himmler quindi cercherà di applicare certi metodi per creare una vera e propria nuova dottrina. Una notte del 1933 Hitler era in compagnia di Goebbels, Streicher, Rudolf Hess, che voleva illustrare agli altri gli stupefacenti effetti delle erbe tibetane portate per lui dall'esploratore Sven Hedin, e affrontarono il tema della religione. Hitler dichiarò che per lui tutte le religioni erano uguali e che non avevano futuro. Senza dubbio avrebbe stretto dei patti con la Chiesa, come aveva fatto Mussolini in Italia. Però a lungo termine questo non mi impedirà di tagliare definitivamente, così diceva Hitler, con le radici e i rami del cristianesimo.
Hitler continuò dicendo che la ragione di quello che avrebbe fatto era che in realtà non poteva fare dei compromessi e che i tedeschi, a differenza degli italiani e dei francesi, non potevano essere al tempo stesso cristiani e pagani. I tedeschi dovevano respingere il cristianesimo, ovvero la religione degli stregoni del cielo, e adottare un credo poderoso ed eroico negli dèi della natura, negli dèi del nostro proprio popolo, nel nostro destino e nel nostro sangue. Il Führer disse che non era possibile fondare una riabilitazione europea. I manichei insegnavano che Dio aveva lo stesso potere del diavolo e che la lotta fra i due era eterna e che il vero fondatore del mondo materiale era in realtà il diavolo, ovvero il re del mondo, dato che Dio era troppo spirituale per occuparsi di cose così materiali. Nonostante ciò, il nazismo affermava di trascendere il bene ed il male e che gli angeli neutrali erano attratti dal simbolo del potere massimo, il Graal. Questo spiega le tante missioni apparentemente assurde o quantomeno mai dichiarate in tutto il mondo da parte delle SS. Una tardiva conferma di tutto questo nell'aprile del 1945 la si ebbe da Papa Pio XII, che dichiarò apertamente il nazionalsocialismo l'arrogante apostasia di Gesù Cristo, la negazione della sua dottrina e della sua redenzione. Il Papa disse anche che Hitler stesso, se avesse vinto la guerra, avrebbe diretto l'esecuzione pubblica del Papa. Tutto questo lo disse il Papa, che pochi anni prima aveva definito il nazismo il male minore rispetto al comunismo. Con i nazisti al governo si effettuò in realtà una campagna di attacco nei confronti della religione cattolica. Un rituale pubblico della Germania nazionalsocialista di tono apertamente religioso era la cosiddetta litania del lavoro. Ricordiamo quella dell'8 settembre del 1937. Hitler, alla presenza di migliaia di tedeschi perfettamente inquadrati, svolgeva un vero rituale di chiesa. Il servizio iniziava con un grande scampanio. I giovani del servizio del lavoro marciavano e cantavano «Salute alla bandiera, salute agli emblemi, salute al Führer, il suo creatore, salute a tutti quelli che per lui sono morti, da tutti i nemici che la minacciano notte e giorno, difenderemo la bandiera. Possiamo trionfare e possiamo morire, però la bandiera rimane senza macchia». Quindi tutti alzavano stendardi e bandiere e una voce come quella dei muezzin islamici gridava «Qui, durante questa grande celebrazione, ci consacriamo a nuovi fini, restiamo saldi davanti al nostro popolo e alla nostra guida, sopra il suolo sacro, sotto le nostre bandiere ondeggianti, con i cuori aperti, disposti ad obbedire». Tutti i celebranti presenti rispondevano «Siamo disposti!» e dopo il grido comune «Germania» suonava una banda di corni germanici. Poi quattro voci a turno che rappresentavano le quattro caste indù ed anche il nord, il sud, l'est e l'ovest cantavano inni alla Germania, alla nazione, alla maternità, al lavoro, l'alimento, il combustibile. Poi un coro di soldati con le spade marciavano a ricordo solenne dei caduti e al termine della festa c'era il coro maschile che inneggiava alla trasformazione e alla rinascita. Poco si sa di concreto rispetto ai riti iniziatici interni alle SS. Tutti gli scritti, infatti, che riguardavano questa dimensione segreta risultano bruciati dai tedeschi stessi a Wewelsburg nella primavera del 45. Rifacendoci però a sicure testimonianze di sopravvissuti, ormai anziani, ed anche a frammenti di scritti sparsi, di solito circolari interni all'ordine, si è potuta ricostruire una prima sequenza di queste iniziazioni pubbliche e private. C'è la cerimonia pubblica del battesimo delle bandiere. Hitler tocca bandiere stendardi con il sangue intriso nella bandiera che risale agli scontri di Monaco del 1923. Poi le iniziazioni segrete, quella dell'aria soffocante, nei due piani della seconda cripta di Wewelsburg. Quindi le varie meditazioni sulle singole rune e poi la tomba iniziatica, nell'Echsenstein, ma anche a Bad Tölz, a Quedlinburg, a Erfurt o nei cimiteri.
Interessante anche rilevare, come abbiamo potuto fare da inediti manoscritti di von Sebottendorf, il fondatore della Thule Gesellschaft, quali erano le pratiche meditative da lui applicate con il ciclo astrale del Sole e della Luna. Sono una rielaborazione molto fedele dei misteri iniziatici islamici ripresi dai Sufi. Le mani rappresentano dei gesti, mudra, che evocano energie le quali vengono poi redistribuite in varie parti del corpo. Poi, ad occhi chiusi, questa sequenza di colori indica la via evolutiva dell'iniziato secondo le tradizioni Sufi dei dervisci turchi. Furono poi riprese dalla Thule Gesellschaft, che era la prima società segreta all'interno del Partito Nazionalsocialista tedesco. Abbiamo visto, almeno abbiamo cercato di vedere più semplicemente, più esigentemente possibile, nonostante la scarsità di dati, di immagini, come venivano effettuati certi riti di iniziazione all'interno del nucleo più occulto del nazionalsocialismo. Ma l'iniziazione è un inizio a un cambiamento di vita, a una trasformazione. Allora, vediamo innanzitutto qual è lo scopo delle iniziazioni, a che cosa dovrebbe portare. Ci riferiamo sempre un po' alla letteratura classica sul tema e si dice che l'immaginazione, l'uso di mediazione dei riti, di immagini simboliche, di spiriti intermedi, da cui spesso deriva la complessità dell'esoterismo e il suo carattere criptico, per chi non ne conosca gli stili e i codici, appunto è un linguaggio particolare, porta all'esperienza della trasmutazione, in cui l'uomo sperimenta, al termine di un itinerario iniziatico, l'ascesa ad un altro mondo intesa come trasformazione radicale di tutto il suo essere. Quindi, il risultato è una trasformazione, una trasmutazione. Vediamo che è la redenzione, secondo alcuni, è il creare una energia diversa, il vraja, secondo gli induisti, il vril, secondo la teosofia, e vediamo adesso in particolare, cerchiamo di capire qual è il risultato che questa iniziazione all'interno del nazionalsocialismo avrebbe dovuto portare e qual è stato il risultato, cioè qual è l'utilità ad altre e quale sarà il fine ultimo del nazionalsocialismo in chiave esoterica. Sì, io credo che c'è il fine del nazismo era quello della trasmutazione. Lo scopo ultimo era il Sonnenmensch, l'uomo sole, l'uomo che trascendeva la parte umana e la parte fisica. Infatti, con l'arrivo di Hitler al potere in Germania, si stabilisce d'improvviso come uno di l'uomo e superuomo. E io sono convinto che c'è gente immortale a questo mondo. Sono immateriali, dovunque, anche qui, ora. È il vero senso fisico della parola. Non è facile spiegarlo. Sembra fantascienza, ma molte cose che accadono sembrano fantascienza. Però è importante. Parliamo della morte mistica in particolare. Nelle Echtersteine esiste una tomba che non è una tomba per i morti, ma una tomba per i vivi, cioè per rinascere. E gli arii sono quelli che sono nati due volte. Ario significa rinato una seconda volta. Questo è molto interessante perché cremare il corpo di un morto è nella tradizione aria. L'ario vuole che vada in contatto con lo spirito, l'anima, l'immaterialità eterica. La sepoltura invece è tradizione dei popoli non arii, quelli che aspettano la resurrezione del corpo. In India gli yogi non si cremano. Per esempio, Aurobindo, a Pondicherry, è mummificato. Il taoismo invece ci insegna una cosa più strana. Dice, il saggio, il mago, quando muore, resuscita nella sua propria tomba. Se uno trova una tomba, non trova un cadavere, ma trova una spada. La spada è anche il simbolo della colonna vertebrale fisica con i due Ida e Pingala e la Sushumna al centro, come l'Yggdrasil delle rune e come l'albero della vita, l'Irminsul della tradizione germanica odinica ripresa dai nazisti. La vita, inizialmente solo dell'SS, poi in seguito di tutti i tedeschi di tutto il mondo, si cadenzava con un nuovo ciclo annuale completo. Per esempio, il primo giorno dell'anno era il 30 gennaio, il giorno della presa del potere da parte di Hitler. Poi in marzo il giorno della commemorazione degli eroi. Poi il 20 aprile il giorno del compleanno di Hitler. Il primo maggio resta la festa del lavoro. Segue il solstizio dell'estate che si celebrava facendo dei falò con le svastiche e le ruote solari sulle colline geomantiche pagane. La più solenne di tutte le feste era quella del 9 novembre. Si ricordavano gli antichi combattenti del Putsch di Monaco del 23.
A Monaco, nel silenzio più totale davanti a centinaia di migliaia di spettatori, Hitler, utilizzando la bandiera intrisa di sangue delle prime vittime, battezzava, unendole, questa bandiera, con quelle provenienti da tutta la Germania. La festa finale dell'anno nazionalsocialista si chiamava Jule, che rimpiazzava il Natale cristiano, che a sua volta aveva soppiantato la festa del solstizio d'inverno. Si tornava così a rappresentare l'antica cerimonia delle luci di Jule. Nel dicembre del 1936 Himmler inviò un messaggio a tutti i capi dell'SS, ordinando che venisse celebrata la festa. Disse che la luce moribonda dell'anno vecchio verrà recuperata dalle fiamme dell'anno nuovo. Simbolizzava così la continuità della vita tedesca dai tempi antichi fino al futuro. Himmler basò le sue SS sull'ordine gesuita, più che su un modello militare di stampo antico. Voglio anch'io ricordare come Himmler provenisse da una famiglia di fede profondamente cattolica. Il padre era il capocaccia della famiglia bavarese dei nobili di Wittelsbach e fu onorato di chiamare il proprio figlio Heinrich, proprio come il giovane Wittelsbach. Ma torniamo ai gesuiti. Il fondatore dei gesuiti, Ignazio di Loyola, stabilì una struttura di comando e di iniziazione che Himmler seguì filo per segno. Anzi, riuscì ad avere un documento molto strano e particolare, il Vera Acta Gesuitica, un testo scritto nel Settecento da un gesuita pentito e rivelatore di tanti aspetti misconosciuti ai gesuiti stessi di grado non dirigenti. Così come i gesuiti erano diventati l'ala religiosa dell'impero spagnolo, Himmler vedeva le sue SS allo stesso modo all'interno del Reich dei mille anni. Sebbene fossero ostentatamente ortodossi, i gesuiti avevano studiato dettagliatamente l'astrologia, la geometria sacra, la geomanzia e il simbolismo. Lo stesso fecero le SS, riferendosi anche ai temi classici germanici, come lo dimostra la rivista interna Germanien. Come i gesuiti, anche Himmler fece la sua propria inquisizione. La Gestapo, infatti, era uno strumento utile per ottenere ogni tipo di informazione anche nel mondo occultista. I gesuiti, a loro tempo, avevano dimostrato cosa poteva fare un'organizzazione armata con questi segreti su una terra conquistata, come la California occupare una nazione ed esercitare un potere spirituale. Lo stesso si proponevano le SS di Himmler nel tentativo di un controllo psichico, oltre che fisico, nelle terre conquistate. Ma il parallelo fra nazisti e gesuiti è molto più profondo. Il noviziato di un gesuita dura 2 anni, seguito da vari anni di studi e di verifiche da parte di tutori. Poi finalmente il sacerdote professa i suoi voti. Le SS erano strutturate nello stesso modo della Compagnia di Gesù. Alcuni gesuiti professano voti semplici. Nelle SS c'erano i soldati delle Waffen-SS. Altri gesuiti professano voti speciali e si considerano eletti, sono l'élite della società di Gesù. Nella SS questo gruppo era formato dal sacerdozio interno, l'ordine nero della Allgemeine. Le fasi della candidatura dell'SS erano ritualizzate e formalizzate come quelle di una qualunque società religiosa. Il 9 novembre il candidato di 18 anni era accettato come richiedente. Il 30 gennaio diventava cadetto, il 20 aprile SS permanente. Con questo giuramento, giuro davanti a te, Adolf Hitler, guida e cancelliere del Reich tedesco, lealtà e valore. Giuro davanti a te, davanti ai superiori che tu hai designato, obbedienza sino alla morte, che Dio mi aiuti ad essere all'altezza. Entro il 1 ottobre dello stesso anno, l'individuo doveva imparare a memoria il catechismo dell'SS, che ricalcando quello cattolico, estremizzava con semplici domande e risposte il ruolo messianico di Hitler. Identificando l'autorità istituzionalizzata con la volontà di Dio, si crea il sistema di autoritarismo assoluto. In questa chiave si possono spiegare tante cose non spiegabili altrimenti. La struttura gerarchica dell'SS, come tutti gli ordini occultisti e religiosi, era divisa in 3 gradi di iniziazione. C'erano i fratelli semplici, i sacerdoti e i sommi sacerdoti dell'ordine nero. Infatti, nell'ordine di Himmler c'erano 3 insegne. Il simbolo inferiore era in argento, un anello con i simboli runici e la firma di Himmler. La daga, invece, era il simbolo di comando dei sacerdoti SS. Questi erano gli Obersturmführer. Alla testa di questa elite c'era un'elite interna. Hitler era influenzato dai riti arcaici dei cavalieri teutonici di Barbarossa e del re Artù e per questo, anche ad imitazione di Cristo, scelse i suoi 12 migliori perché diventassero i suoi primi discepoli. Solo i migliori, secondo il capo, potevano riunirsi con Barbarossa o nella tavola rotonda o al tavolo dell'ultima cena. Ma più che essere maestri nelle arti marziali, disponevano delle virtù cavalleresche di forza, valore, lealtà. La capacità di ragionare non era però neanche questa una delle virtù cavalleresche, ma era importante l'obbedienza all'autorità superiore, alla guida. La funzione dei cavalieri medievali era la creazione dell'ordine in terra.
Come gli ordini medievali e di cavalleria, l'SS cercavano di creare ed imporre un sistema feudale su quella che loro consideravano un'umanità inferiore. Himmler cercò di trovare all'est domini feudali per l'SS, come l'SS e i cavalieri teutonici si erano sforzati di sopprimere le nazioni non germaniche dell'est. Altra analogia tra ordine teutonico ed SS era la burocrazia meticolosa, con tutti i dati di ogni membro, archivi finanziari, legali e dottrinari. I quartieri generali del comando dei cavalieri teutonici e quelli dell'SS erano allo stesso tempo centri militari e religiosi. Castel del Monte in Italia, per Federico II di Svevia, e Wewelsburg per Himmler, erano fortezze determinate da geomanti come sedi più favorevoli. Tutti i cavalieri erano dei mistici, anche Himmler aveva gli stessi riti e fini degli ordini iniziatici della tradizione orientale ed occidentale. Hitler, secondo me, è l'ultimo avatar. Cos'è l'avatar? Avatar è l'ultima reincarnazione di Brahma per l'induismo. Siamo alla fine del Kali Yuga, il periodo nero, l'età della decadenza. Ed è prevista alla fine di questo tempo, e prima di ritornare all'età dell'oro, la reincarnazione di un dio. Questo sarà Kalki. Cavalcherà un cavallo bianco e verrà a liberare tutti, a riscattare le differenze ed i soprusi. Vorrei fare una sintesi mia personale su questo tema. Mi fa piacere pensare che questo possa essere Hitler, così come l'Islam attende il 13° imam, il Redentore che verrà, secondo la religione cristiana, a redimere tutti. Ed è questo che credo sia riuscito a fare Hitler, perché Hitler non è morto, ma è vivo.